Vi racconto un po' la mia storia, perché sono qui e perché sono qui a parlare. Io sono detto, sono un giurista, no? Voi vi aspettate dei creativi, nel senso che questa è una riflessione sulle professioni creative, sul settore creativo, perché c'è un avvocato che ve ne parla. Uno perché, come tanti avvocati, per sfuggire alla noia della sua professione cerca di buttarsi in qualche cosa che è creativo, come la musica. Ad esempio, da ragazzo suonavo, scrivo libri di questo tipo che sono comunque legati alla mia professione, ma scrivo anche a volte cose che firmo sotto altri nomi perché mi vergogno, però un po' più, diciamo, divertenti e rilassanti rispetto alla scrittura giuridica. E quindi diciamo che mi auto-inserisco in questa categoria dei creativi e delle professioni creative. Però in realtà, ecco, la riflessione a cui vi voglio spingere è proprio quella, cioè la creatività è molto più un concetto molto più ampio di quello che normalmente intendiamo. Spesso c'è confusione tra il concetto di creatività e di arte, l'ho visto in tanti incontri, ma anche quello che abbiamo fatto con Paolo. Io e Paolo abbiamo fatto un incontro alla Canottiere di Lodi non tanto tempo fa, perché erano circa 2 mesi fa. I video stanno ancora girando in questi giorni sui miei canali social. Ecco, tra l'altro vi preannuncio che questa cosa è registrata, quindi per chi poi volesse riguardarselo, volesse segnalarla a qualcuno che non ha avuto la fortuna di essere qua con noi oggi, non ha avuto questo privilegio, la potrà rivedere magari spezzettata. Solitamente li tagliamo a pezzi un po' più piccoli per renderli meno pesanti. Comunque, vedo che spesso c'è confusione tra concetto di arte, ma quella non è arte, no? La classica provocazione critica che si fa a molte delle cose, delle creazioni realizzate con sistemi di intelligenza artificiale. C'è questo pregiudizio per cui se qualcosa viene fatta tramite software, tramite una macchina, tramite un algoritmo, già perde di per sé un po' del suo valore artistico, non ha anima. Io quest'estate ho pubblicato un video in cui facevo sentire dei brani dei finti Queen, cioè io sono un fan dei Queen, e era girato un account su YouTube che utilizzava brani dei Queen veri per addestrare un sistema di intelligenza artificiale per fargli fare delle cose molto, molto simili Queen, talmente simili Queen che davvero ci si poteva cascare, anche per uno che è fan dei Queen dalla prima ora, e della prima ora no, perché io sono troppo giovane per essere della prima ora, però diciamo da un bel po' di anni, tipo che io ho la foto mentre suono il campanello a casa di Freddie Mercury nel 95-96, quando lui era già morto, però insomma, questo livello di passione verso quel tipo di musica. Ed ero rimasto molto affascinato da questi brani musicali che avevano emulato così bene il sound, lo stile e anche la voce, era veramente indistinguibile da quella del Freddie Mercury vero, vivente. Eppure quel video ha raccolto un sacco di critiche, perché ci sono i fan, quelli conservatori, che dicono no, non abusiamo della memoria di un defunto facendogli fare cose che non avrebbe mai fatto, non svegliamo l'arte dei Queen e di Freddie Mercury con cose che lui non ha autorizzato. Chiaramente lì, come dire, erano fuori focus queste critiche, perché l'account da cui provenivano era un account di un fan che dichiarava espressamente che non erano i Queen. Cioè, sono degli esperimenti che ho fatto io con le mie capacità, con il software che ho a disposizione. Ci sono tra i vari sistemi di intelligenza artificiale, oltre a quelli che fanno immagini, di cui forse vi parlerà più, come dire, con più competenza Paolo, ci sono anche quelli che fanno testi, che fanno musica, ad esempio. E cosa fanno? Imparano ad emulare così bene la creatività umana da produrre delle cose che poi difficilmente sono distinguibili da quelle fatte con gli esseri umani. Scusate, da quelle fatte dagli esseri umani. Questo lapsus è indicativo, perché c'è sempre la confusione tra la preposizione con e da. Quella cosa è fatta dall'intelligenza artificiale o con l'intelligenza artificiale. Qua mi sono sbagliato al contrario. Comunque, si crea questa situazione per cui ormai la rete è piena di contenuti creati con sistemi di intelligenza artificiale, in cui non si riesce più a percepire dov'è l'apporto dell'essere umano e quello invece della macchina. Perché? Perché ormai la creatività è molto intrisa di una componente tecnologica. E questo è un po' il tema sia del libro di Paolo, quello in coming soon, in uscita, e già nel volantino che avete c'è la sua introduzione, già fa capire più o meno qual è l'approccio, ed è anche una riflessione
parte del mio libro, l'altro, non quello che ho questo qua sul design, quello su, che si intitola L'autore artificiale, che di fatto appunto era una provocazione. L'autore artificiale è il titolo che ho dato per provocare e per far leva proprio su questa sorta di ossimoro, un autore che per sua natura è un essere umano, che invece è artificiale perché c'è una forte componente di algoritmo, di software. Però dicevo, non è una cosa nuova, cioè non è dal 2022, no, da quando si parla di questi argomenti, da quando è sbarcata ChatGPT, che la creatività dell'essere umano è molto intrisa e molto legata alla tecnologia. Avviene da un bel po' di decenni. In realtà io racconto sempre la storia, adesso non abbiamo le slide, questa è una lezione universitaria, quindi vi risparmio tutto questo giro, però uno dei punti di partenza è stata proprio la fotografia. E c'è la storia che io racconto sempre, quella della prima causa giudiziale che ha portato negli Stati Uniti un giudice a dover stabilire se la fotografia fosse o meno opera tutelabile dal diritto d'autore. Ok, io sono, così chiudiamo il cerchio, sono un avvocato che si occupa di questi temi perché la mia specializzazione è il diritto d'autore, quindi la creatività è il mio, come dire, è l'elemento che devo andare a ricercare ogni volta per capire se un'opera è tutelata o meno, no? Cioè, nel diritto d'autore, il diritto d'autore copyright, ci siamo in America, stabilisce che un'opera è tutelata se c'è un minimo di carattere creativo, di creatività. Quindi il fatto che sia artistico o meno lo lascia ad altre valutazioni, cioè per il diritto che ci sia un valore artistico o meno interessa poco. Quindi un libro tecnico sul diritto, sul design e la didattica come questo è tutelato dal diritto d'autore allo stesso modo di un quadro, di una scultura, di quelle che abbiamo qua esposte a pochi metri di distanza alla Pinacoteca, e di una fotografia artistica. Il tipo di tutela è lo stesso. Quindi il diritto d'autore non entra molto nel merito del valore artistico, se non sulle opere di design, perché sa fare un ragionamento a sé che oggi però non vi risparmio perché è molto tecnico. E quindi i giudici di volta in volta sono chiamati a capire se lì c'è stata della creatività. Quando è arrivata la fotografia, e quindi nell'Ottocento, nella metà, diciamo, lo chiamo in modo approssimativo, metà dell'Ottocento, era una forma di creazione nuova, diversa. E cosa aveva di nuovo in particolare? Che passava da una macchina. Cioè, per fare quella cosa lì dovevi avere un aggeggio, un attrezzo, un dispositivo che era creato apposta per creare opere. Anche prima l'essere umano creava cose utilizzando degli strumenti, ma erano degli strumenti diversi, cioè non erano pensati solo e unicamente per creare opere. Cioè, per fare la scultura usi lo scalpello, il martello, la lima, la fresa, non so, secondo il tipo di aggeggio. Per fare il quadro usi i colori, i pennelli, la tela, che è la tavola di legno, a seconda del tipo di opera che vuoi tirare fuori. La macchina fotografica è stato il primo passo, cioè il primo passo in cui si è capito che un certo tipo di creazione necessitava un dispositivo tecnologico. Quindi la tecnologia inizia a entrare nel mondo della creatività. Quando sono andati di fronte al giudice e di chi erano a litigare, era una casa editrice, uno stampatore, un publisher americano che pubblicava un periodico, una rivista, e il fotografo, un certo Napoleon Cerny, che aveva fotografato Oscar Wilde nella famosa foto che conoscete, in cui c'è Oscar Wilde così che guarda un po' nel vuoto, vestito in modo abbastanza eccentrico, da Oscar Wilde, esatto, con la calzamaglia, con... Cioè è una fotografia abbastanza evocativa di quel periodo, di quello stile. Era il 1882, ok? Quindi 140 anni fa. E qual è stata la difesa? Cioè la casa editrice che si è trovata a difendersi perché aveva utilizzato questa foto senza chiedere il permesso al fotografo. Perché all'epoca il diritto d'autore non si era mai occupato della fotografia, non c'era la tutela, non è stata dichiarata come opera tutelabile dal diritto d'autore. Il diritto d'autore prima si occupava di letteratura, arte figurativa, nel senso classico del termine, opere teatrali, opere musicali. Queste erano più o meno i classici campi degli ambiti della creatività umana. Arrivata questa nuova forma di creazione che passa da una macchina. E allora la difesa della casa editrice dice: beh, ma lì non c'è diritto d'autore, l'ha fatto la macchina.
non ha fatto, cioè lui è semplicemente uno che è stato dietro quella macchina, ha schiacciato un bottone. È un procedimento veramente meccanico, questo proprio si estrae dalla sentenza che poi, cioè dagli atti giudiziari con cui questa casa editrice si è difesa. Si chiamava Barrow & Gilles Lithographic. Trovate proprio sulla una voce di Wikipedia dedicata a questa causa, perché è stata una pietra miliare per il diritto d'autore e in generale per il mondo della creatività. La corte gli dà torto alla casa editrice, dicendo: no, non è stato fatto con un semplice processo meccanico, non è stato un semplice cliccare il bottone, perché c'è un lavoro creativo dietro, la preparazione, la scelta dello sfondo, la scelta delle luci, l'impostazione dell'ottica. Lì vedo una persona che dice: beh, certo, ma sappia che è certo per noi perché veniamo da 140 anni di fotografia intesa come opera anche d'arte, nel senso che andiamo a Palazzo Reale a Milano e c'è sempre una mostra di pittura e una mostra di fotografia, quasi sempre. Quindi per noi uomini del 2024 è normale considerare la fotografia una forma d'arte anche, quindi non solo di creazione e creatività. All'epoca non le volevano riconoscere nemmeno lo status di attività creativa, finché appunto uno dei fotografi ha detto: no, io questa cosa non mi va giù che abbiano utilizzato una mia foto senza chiedermi il permesso. E quindi ha dato l'occasione alla Corte Suprema Americana di mettere questo punto fermo, questo punto di riferimento, per cui la fotografia viene inserita nel computo delle varie tipologie di opere che l'essere umano, che per il diritto sono considerate creative, perché è frutto di uno sforzo creativo umano, di un'attività intellettuale umana, perché come dicevamo, la scelta delle luci, la scelta del soggetto, suggerire a Oscar Wilde di sorridere, non sorridere, metterti così, mettiti cos'ha, metti il calzino più in evidenza, sistema il divano in un certo modo. E quindi non è vero che chiunque ci fosse stato dietro quella macchina avrebbe tirato fuori la stessa identica immagine, perché appunto dipende dal tipo di attività intellettuale che ci sta dietro. Da lì in poi sono state varie le creazioni che hanno, come dire, che sono passate da un processo tecnologico, che hanno avuto bisogno della tecnologia, tant'è che il diritto d'autore si è dovuto aggiornare, no, negli anni. E il passo successivo, abbiamo nell'articolo 2 della nostra legge sul diritto d'autore, abbiamo un elenco di 10 categorie di opere, che sono le 10 categorie che il diritto d'autore tradizionalmente tutela. La fotografia è un punto 7 ed era già così quando la nostra legge sul diritto d'autore è stata approvata, 1941. Quindi fino al 1941 il legislatore aveva questo elenco di 7 tipologie di opere: letteraria, musicale, drammatico-musicale, coreografica, pantomimica, arte figurativa in generale, quindi la pittura, arte del disegno, scenografia, scultura, l'architettura, me ne manca una, la fotografia, ho detto forse 7, ok, e la fotografia, ne mancavano altre 3, che sono arrivate ovviamente dopo con l'innovazione tecnologica, cioè la tecnologia nascono anche nuove forme di creazione. Prima il software, al punto 8, il software è un nuovo tipo di opera creativa che si sviluppa in modo diverso, anche lì non è solo un processo meccanico, ma c'è tutto un discorso di di sviluppo in forma testuale, perché il software lo sviluppa in codice, un codice informatico, in un linguaggio di programmazione, che però non è quello che viene dato in pasto alla macchina, perché viene compilato e trasformato in codice macchina, in codice binario, per dire alla macchina cosa può fare, cosa deve fare con quelle istruzioni. Questa cosa anche lì sembra banale, però è arrivata negli anni 50-60, i primi concetti come concetto. Come tutela, il software arriva negli anni 80, cioè il diritto d'autore riconosce la tutela al software, prima in America nel 1980, e poi man mano gli altri paesi, diciamo, del mondo industrializzato hanno seguito il modello. Noi siamo arrivati nel 92, un po' dopo, ovviamente perché la nostra industria era un po' in ritardo, cioè quella informatica rispetto a quella americana. E dopo ne arriva un'altra nel 96, le banche dati, che anche lì ci serve a fare una riflessione, perché le banche dati arrivano nella tutela del diritto d'autore nel 96, ovviamente in,
agli albori della rivoluzione digitale. Perché? Perché si inizia a percepire l'esigenza di tutelare le banche dati nel momento in cui le banche dati sono elettroniche. Ok, ma non è che non ci fossero le banche dati prima. Gli archivi c'erano già prima, l'elenco telefonico c'erano già prima. Quindi le pagine bianche, l'elencone che ti buttavano fuori da casa e te lo tenevi, no? Insomma, io sono degli anni 70, io sono del 79, quindi quel mondo lì me lo ricordo, che cercavi l'indirizzo della fidanzatina, il nome del papà, sull'elencone telefonico. Quella è una banca dati, non è un libro, non è un'opera letteraria. Però le banche dati iniziano a segnalare l'esigenza di una tutela del diritto d'autore, di copyright, negli anni 90, quando cominciava a diventare una cosa, un mercato a sé, quindi di fronte all'esigenza commerciale, ovviamente chi fa investimenti in quel settore, visto che creare una banca dati richiede uno sforzo intellettuale importante, che non è tanto creativo, è compilativo, cioè non è tanto organizzare la banca dati, è raccogliere la quantità di dati e tenerli aggiornati. Quindi infatti sulla banca dati abbiamo un tipo di tutela diversa, non è copyright, diritto d'autore, si chiama diritto sui generi, si chiama una cosa un po' diversa. Però ecco, era per dirvi, raccontare un po' la storia, come siamo arrivati. Poi c'è un punto 10 della nostra legge, che appunto sono le opere del design industriale. Anche lì, non che il design non si facesse prima del 2000, perché è l'ultimo, è stato aggiunto nel 2000-2001. Però prima il design veniva tutelato con una cosa più simile al brevetto, adesso siamo arrivati ad una cosa invece più che è a cavallo tra il brevetto e il diritto d'autore. Tutte, vedete, creazioni figlie dell'era tecnologica. Arriva l'intelligenza artificiale, quindi ancora facciamo un salto di altri 20 anni circa, quindi 2022, ad oggi, diciamo, questo elenco di questi 10 punti all'articolo 2 della legge sul diritto d'autore non è stato cambiato, non è stato aggiunto, però in questo decreto di cui lui parla nel libro, quello dell'ultimo decreto approvato dal governo, il tema di intelligenza artificiale, aggiungono una frasetta all'interno dell'articolo 2, o 1, scusa, l'articolo 10, dicendo sostanzialmente che anche se le opere sono create con sistemi di intelligenza artificiale sono da considerare tutelabili del diritto d'autore, perché c'era dubbio su questo, perché appunto una delle critiche maggiori è: ma quella cosa lì non l'hai fatta tu, l'ha fatta la macchina, no? Che sembra esattamente la difesa della Bauer Jeans nel 1882, quando ha dovuto difendersi da un fotografo che diceva che stava reclamando i diritti d'autore sulla sua opera. Quindi queste sono un po' le riflessioni, no, che io ho cercato di fare. Non abbiamo la copertina del libro, vabbè, usiamo questo, no, perché per la copertina del mio libro, quell'altro che non abbiamo qua, io ho chiamato in aiuto Paolo Del Prato, perché anche lì io lo dico sempre, avrei potuto farla da sola, no? Io non ho competenze grafiche, non ho competenze non sono un fotografo, non sono un esperto di copertine di libri. Ciò nonostante, questi strumenti, è vero, sono facili da utilizzare, sono alla portata di tutti. Quindi è vero che tutti possiamo metterci lì a fare una copertina. Il problema è il tipo di risultato che ottieni. Una cosa approssimativa, una mezza ciofeca, la tiravo fuori anch'io. Certo, ma io volevo una copertina di un certo tipo. Allora chiedo a Nicola, dico: coinvolgiamo uno che fa questo lavoro, che sa farlo. E abbiamo coinvolto Paolo, che ha tirato fuori una copertina, a mio avviso, che ha anche un valore artistico, nel senso che l'immagine che c'è in copertina non è una mera creazione intellettuale, ma assurge anche a opera con un valore artistico, ma come anche questa è la fatta Atos Bo Compagni, no? Questo del libro, faccio vedere, è fatta con una grafica, forse mezza, questo è un ibrido tra una grafica tradizionale, quindi dei software di grafica, e qualcosa con l'intelligenza artificiale, però ecco, c'è arte dietro, c'è comunque della competenza creativa non da poco. Giusto per chiudere il cerchio, poi passo la parola a Paolo. Il diritto quindi come qualifica, cioè come fa a trovare arte o creatività in un'opera? Cioè, quali sono i requisiti? Allora, noi abbiamo due approcci. Quello italiano dice che ci deve essere originalità e novità, cioè è creativa un'opera che è originale e nuova. Quindi originale è frutto di un sforzo originale di un autore, e nuova deve avere qualcosa di nuovo rispetto a ciò che esisteva prima, perché io posso fare una cosa creata da me che però riprende un cliché standard, no? Scrivo un giro blues in un brano musicale, sì, però il giro è prima, quarta, quinta,
classico cliché che il blues si porta avanti da un secolo, non è che ho creato qualcosa di nuovo su cui posso vantare un diritto. Devo aggiungerci qualcosa, una linea melodica, un ritmo particolare, una struttura del brano musicale, e allora in quel caso mi viene riconosciuto un diritto d'autore. Gli americani, gli anglosassoni in generale, gli inglesi e gli americani hanno un approccio un po' diverso. Loro dicono: è creativo ciò che denota skill, labor and judgment. Skill, competenza, saper fare una cosa. Labor, l'impegno, lo sforzo che ci hai messo, la fatica potremmo dire, lo sbattimento perché ci hai messo per fare l'opera. E judgment, cioè la scelta finale, la decisione su cosa pubblicare e cosa non pubblicare. E io faccio sempre questa riflessione per arrivare a dire che nelle opere create con intelligenza artificiale noi abbiamo, in realtà le vediamo ancora tutte e tre queste cose, con l'inganno che lo skill, la parte di skill in effetti è delegata ampiamente alla macchina, cioè c'è una buona parte di sforzo creativo alla macchina, ma non è vero che non c'è del tutto lo skill, perché lo skill diventa il saper interagire con la macchina, saper dare le istruzioni e saper gestire il processo creativo con l'intelligenza artificiale, che è un modo di creare nuovo, innovativo, che è esattamente il tema dell'argomento del libro di Paolo. Cioè creare con l'intelligenza artificiale non vuol dire essere dei creativi minori o diversi, o minori o meno bravi o meno importanti, diversi semplicemente. È un modo di creare diverso, in cui effettivamente c'è un legame così forte con la macchina per cui il risultato poi davvero non riesci più a distinguere dove è l'apporto umano da quello umano da quello meccanico della macchina, ma in realtà era già prima così. Questo, cioè, non è che una grande novità, c'è stata un'impennata, ma già l'essere umano già negli anni 80, la musica elettronica ve la ricordate, no? Cioè, i conservatori già facevano questa critica, ma quella roba lì è musica elettronica, la fanno con le macchine, non è musica vera. Cioè il classico diplomato al conservatorio che aveva fatto 15 anni di studi per arrivare a suonare e comporre in un certo modo, era riluttante verso le nuove forme di musica emerse grazie alla tecnologia, ai campionatori. No, abbiamo visto chi ha seguito la famosa serie sugli 883 che insomma, questa settimana loro no, dichiarano chiaramente: noi abbiamo fatto musica senza sapere fare musica, ma perché erano gli anni in cui si sperimentavano le campionature, la musica elettronica, in cui effettivamente le competenze musicali erano richieste, erano minori, però dovevi sapere usare quegli aggeggi lì. E quindi era un modo di creare diverso. Ok? E qua siamo sullo skill. Poi c'è il labor. Il labor effettivamente è la parte in cui la macchina ci aiuta di più. Ci toglie buona parte dello sbattimento, buona parte del tempo che è richiesto. Se non hai tempo, non hai voglia di pensare, non hai tempo di coinvolgere Paolo Dal Prato, hai bisogno di una copertina, in 30 secondi ce l'hai. Ok? È vero. Ne hai 4, non so se avete mai usato, no? Stable Diffusion o Dall'E, no? Cioè, te ne danno 3, 4, ti danno delle opzioni. Tu puoi anche fermarti alla prima. È una ciofeca, vabbè, però almeno è qualcosa. Prima non avevi neanche quello. Cioè, prima, senza competenze grafiche, non avevi nulla. Dovevi andare su Google a cercare un'immagine, con il problema di violare il copyright di qualcuno che aveva fatto quella roba lì prima di te. E invece qua stai creando qualcosa. Poi uno dice: non so, però se tu gli dai un input così banale, un prompt così banale, ti tira fuori una cosa altrettanto banale. E quindi alla fine non è tanto diverso dal copiare o dal riprendere qualche creazione o immagine fatta prima da qualcun altro. Su quello forse possiamo riflettere, perché vabbè, ci sarebbe da aprire un capitolo che è difficile aprire adesso, però i sistemi di intelligenza artificiale tendenzialmente non riprendono cose già esistenti, non copiano cose già esistenti, benché sia una delle critiche che circolano principali. Loro hanno imparato così tanto, in modo così efficace, a fare cose simili a quelle dell'essere umano, per cui dietro richieste specifiche, secondo un criterio che è più che altro statistico, ti forniscono una risposta. Però è vero, il labor, la grande fatica, se la smazzano loro. Ma mi viene da dire, ma le macchine non sono create per quello. Le macchine a cosa servono se non per fargli fare delle cose che l'essere umano non ha voglia di fare, non ha la forza di fare, non ha l'energia di fare? È che adesso stiamo toccando le professioni creative, stiamo toccando quell'ambito che si sentiva immune dall'impatto della tecnologia, stiamo toccando gli avvocati, gli architetti, no, gli ingegneri, i fotografi, i giornalisti,
E quindi senti quel fermento culturale che dice: ma no, però i rigidoni che dicono: ma qui c'è qualcosa che non va, chissà cosa c'è dietro, e ma allora bisogna regolamentare. È vero, bisogna regolamentare, ma secondo me più su un altro piano, che con i deepfake, quello è pericoloso, ma non tanto sul piano appunto del diritto d'autore, che ormai è talmente avanti il fenomeno che difficilmente si tornerà indietro. E quindi effettivamente le professioni creative sono quelle che sono chiamate a riflettere su questa dinamica. Non so quanti di voi fanno parte di questo ambito, di questo settore, professioni creative. Qua ne abbiamo, nel senso che un fotografo che adesso fa anche corsi di formazione e consulenza nell'ambito dell'intelligenza artificiale, una casa editrice, un editore, che però anche a sua volta, lui ci siamo conosciuti al dottorato di ricerca, quindi lui ha anche una componente, diciamo, di attività accademica, assiste in università, organizza corsi, fa lezioni, e io che ho queste anime un po' miste, no? Avvocato, che però assiste i creativi perché faccio diritto d'autore, quindi i miei clienti sono gli editori, gli autori, gli sviluppatori di software, gli organizzatori di eventi, i grafici, quindi sono anch'io toccato, perché se questi qua perdono il lavoro, perdo il lavoro anch'io indirettamente, ok? Però non ho chiuso il cerchio perché mancava il terzo dei tre componenti della creatività secondo gli americani, ovvero il judgment, cioè la scelta. E questo è l'assist per Paolo, perché so che lui su questo l'abbiamo già discusso l'ultima volta, è quello che davvero incarna ormai l'attività creativa di colui che lavora con questi sistemi di intelligenza artificiale, che crea con questi sistemi di intelligenza artificiale. Perché effettivamente l'autore è quello che decide, che ha la scelta finale su quello che deve essere pubblicato, su come deve essere. È vero che io ne ho quattro, che con 30 secondi ho quattro scelte, potrebbero andarmi bene quelle, ma il fatto che io decida che una di queste quattro è quella che finisce sulla copertina del libro è già un judgment, è già una scelta mia, quindi già denota una scelta creativa molto povera, potremmo dire molto essenziale, però è già una scelta creativa. Se poi faccio un passo in avanti e dico alla macchina: guarda, questa è quella che mi piace di più, però migliorami i colori, mettimi, aggiungimi un particolare, dammi uno sfondo di un certo tipo, inizio l'interazione con la macchina per ottenere il risultato finale, allora vedete che torniamo a un processo creativo che è ancora umano, che ci lascia ancora agganciati. Certo, lo skill, scusate, il labor, se lo smazza molto la macchina, questo sì. Lo skill si è trasformato, è diventata competenza nell'interazione con la macchina di questa nuova forma di creazione, ma il judgment rimane umano. L'essere umano è colui che decide che tipo di input dare, come gestire tutto il processo creativo e quando fermarsi, cioè quando il risultato è sufficiente, è adeguato, è ciò che risponde alla mia scelta intellettuale, cioè è quello che va bene per il mio libro. E quella roba lì per adesso la fa l'essere umano. Non mi risulta, ecco perché dicevo, opere create con l'intelligenza artificiale, non cadete nell'equivoco del create dall'intelligenza artificiale, perché fino a prova contraria non mi risulta esistere ad oggi una macchina che si sveglia e dice: oggi creo un'immagine, senza che ci sia un essere umano dietro che le dà un input, guida il processo e sceglie l'output corretto. Questa è un po' l'introduzione, la riflessione che volevo stimolare. Potremmo, se avete delle cose urgenti da dire su quello che ho detto io, se no passo la palla a Paolo, che sicuramente coglierà l'assist del judgment, e vi ringrazio per l'attenzione intanto.